Ciao a tutti, prepariamo oggi insieme il brodo vegetale. Vi faccio vedere come lo preparo e poi andremo anche a congelarlo. Perché lo congelo? Perché me lo trovo sempre a disposizione, sia per i risotti, e ne faccio tanti, e sia perché è molto comodo quando si torna tardi a casa la sera, soprattutto in questo periodo, non si sa che cosa cucinare, un bel brodino a cui aggiungere della pastina oppure no va sempre bene, e lo si scongela subito e in 5-10 minuti è già pronto da mangiare. Iniziamo subito. Vi dico gli ingredienti che andrò a mettere in 2 litri e mezzo di acqua: 200 g di cipolle, 400 g di carote, 600 g di patate e 600 g di sedano. Come potete vedere, è chiaro che vi ho dato il peso degli ingredienti sporchi. Iniziamo subito. Per prima cosa iniziamo a pelare le patate. Mano a mano che sbucciamo le verdure, per poi lavarle, ce le mettiamo in una boule. Sbucciate le patate, peliamo le carote. Pelate tutte le carote, iniziamo a sbucciare le cipolle. Sbucciate le cipolle, passiamo al sedano. È chiaro che ci mettiamo anche le foglie. Togliamo di mezzo i gambi e le foglie che non ci sembrano buone. E adesso andiamo a sciacquare le nostre verdure sotto abbondante acqua corrente fredda. Lavate per bene le nostre verdure, le tagliamo un pochettino. Tagliate per bene le verdure, ci spostiamo in pentola. Olio extravergine di oliva, metto 3 spicchietti d'aglio e aggiungo dei pomodorini in scatola. Vanno benissimo anche i pomodorini freschi. E lascio rosolare per un paio di minuti a fiamma media. A questo punto abbassiamo la fiamma e cominciamo a mettere tutte le verdure. Se volete potete tranquillamente evitare di soffriggere l'aglio per avere una ricetta un po' più salutare. Adesso andiamo ad aggiungere 2 pugnetti di sale grosso e l'acqua fino a coprire le verdure. Alziamo la fiamma e chiudiamo momentaneamente con il coperchio. Il tutto dovrà cuocere per almeno un'oretta. Quando sarà arrivata ad ebollizione, togliamo il coperchio e facciamo cuocere per altri 45 minuti a fiamma alta. Passati 45 minuti, possiamo spegnere e lasciamo raffreddare. Adesso con il mini pimer direttamente in pentola andiamo a frullare le verdure. E dopo aver frullato per bene, possiamo cominciare a mettere il nostro brodo nei bicchieri. È chiaro che se ci occorre per il risotto non va frullato. Adesso con l'aiuto di un mestolo andiamo a prepararci i bicchierini. Ho preso dei bicchieri un po' più grandi per quando mi occorrerà più brodo, e dei classici bicchieri bianchi in plastica per quando me ne occorrerà un po' di meno. E vado avanti così. Copro poi i bicchieri con dell'alluminio e quando si saranno raffreddati completamente li andrò a mettere nel congelatore. Io ho fatto in questa maniera, se voi volete potete anche tranquillamente congelare il brodo a parte, frullare le verdure e mettervele sempre da parte in congelatore. Il brodo lo userete eventualmente per i risotti, mentre le verdure per dei passati, magari ci potete aggiungere anche un po' di pastina o mangiarli così. Se il video vi è piaciuto, mettetemi un bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!